L'Associazione Musica e Eleganza è stata costituita nella fine del 2012, è nata a Lanciano, in provincia di Chieti, qui in Abruzzo, e da me è coordinata e diretta. Musica e Eleganza and Consort è un gruppo, un ensemble dove si occupa di prassi esecutiva storica. Suoniamo con strumenti originali o copie fedelmente riprodotte. Cerchiamo il più possibile di ricreare il suono dell'epoca. Una produzione discografica dove ha coinvolto due partner, due musicisti di altissimo livello come Gian Andrea Guerra al primo violino e Mauro Righini al secondo violino e la viola. L'esecuzione di Musica Eleganza punta molto sulla individuazione o dissociazione timbrica, potremmo dire così, tra i tre strumenti. Quindi non privilegiano l'impasto omogeneo, ma proprio la individualità dei tre strumenti coinvolti, che volta per volta danno luogo a un piacevolissimo e interessantissimo dialogo musicale, fatto anche di brevissimi passaggi, brevissimi incisi. Quindi anche quando sentirete una melodia in primo piano, ci sono gli altri strumenti che continuano a dialogare con lo strumento principale. I divertimenti contenuti nel CD sono stati composti da tre autori della Wiener Klassik, Dittersdorf, Van Hall e Johann Michael Haydn, e sono databili intorno agli anni 60, primi anni 70 del Settecento. Siamo in periodo ormai tra il galante e il classico, e il divertimento indicava a quell'epoca un genere più leggero rispetto al quartetto, alla sonata, erano appunto generi più elaborati, anche se fino agli anni 80 del Settecento il divertimento poteva indicare lo stesso quartetto, quindi era un termine onnicomprensivo. Il divertimento era un genere da camera che puntava sulla piacevolezza, sulla cantabilità, sulla melodiosità, però è anche vero che puntava anche sul dialogo interstrumentale, cioè il concetto di conversazione, di dialogo, era fortemente radicato in quel periodo. Quindi capiterà di sentire sì dei brani con delle belle melodie, grande cantabilità, ma bisogna far attenzione anche al dialogo, allo scambio fra gli strumenti. In questo caso sono due violini e violone, oppure violino, viola e violone. La produzione è stata attuata in una ridente località, la patria delle corde armoniche, che è Salle, in provincia di Pescara, quindi è stata una location ottimale, suggestiva, dove ci siamo cimentati con l'accordatura a 4:32, la sezione aurea. Il taglio dei divertimenti contenuti in questo CD è un taglio vario, perché Dittersdorf li compone in due movimenti, Van Hall in cinque e Michael Haydn in quattro movimenti come un quartetto. Il divertimento aveva quasi sempre un minuetto, due minuetti all'interno di un'opera, ed è interessante notare in questo CD come le riprese dei minuetti vengano spesso, se non sempre, variati.
anche nel tempo, quindi non c'è mai un'esecuzione, come dire, piatta, banale, ma sempre interessante nell'uso della variazione. Interessante anche l'uso del violone, che appunto viene impiegato in tutte le sue possibilità timbriche. Si può far caso ad alcuni brani in cui in punta di piedi, proprio accarezzando lo sfondo sonoro, sostiene la melodia di violino e viola, e in altri invece, in altri passi concertanti, dialoga attivamente con i due strumenti superiori. Quindi è un piacere per l'udito, ma anche un piacere per la mente, se si ascolta con attenzione tutte le finezze messe in campo dai compositori per cercare di coinvolgere i tre strumenti nel dialogo interstrumentale, appunto. Tenendo presente il concetto di dialogo, si può notare quindi che la concertazione del maestro Cicchitti tende proprio a esaltare il dialogo, lo scambio fra gli strumenti, l'individuazione timbrica dei tre strumenti coinvolti. Quindi non impasto omogeneo, ma dialogo fra strumenti, dissociazione timbrica, perfetta riconoscibilità di ciascuno degli strumenti coinvolti in questo interessantissimo dialogo e discorso musicale.